Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole? È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba. Ci fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione. Questa descrizione dell'alba è di Mario Rigoni Stern, autore di uno dei classici della letteratura italiana del Novecento, Il sergente nella neve. È un brano dell'intervista realizzata da Marco Paolini con la regia di Carlo Mazzacurati, che sono diventati libro e DVD, editi dalla casa editrice Fandango per la collana Ritratti. Questa puntata di incontri è particolare perché riprende un brano appunto di questa intervista, uno dei tanti dedicati alla campagna di Russia 1941-42. Lo scenario su cui si è svolta questa intervista è la casa di Mario Rigoni Stern sull'altipiano d'Asiago, dove è nato e vive. Prima di arrivare a raccontare come ha cominciato a scrivere, parto dalle tracce di quel libro e da anche altri racconti suoi che parlano di quella campagna. Il combattimento del 1° settembre. Ci dissero domani dovete andare all'assalto. Ci saranno i tedeschi con i carri armati, con l'aviazione e con l'artiglieria che ci appoggeranno. Invece i tedeschi non ci appoggiarono affatto. Fu soltanto da parte loro vedere come si comportavano gli italiani in combattimento. Stavano fermi nei loro osservatori a guardare noi che si andava a morire. Come una prova. E gli alpini quella mattina sembravano impazziti. Non è che ci avessero dato da mangiare o da bere o ci avessero esaltati. Gli alpini andavano avanti in mezzo alla steppa e gridavano "Lena fera" e "una fiera". Ed era una continua esplosione di mortai, raffiche e di mitragliatrici. E siamo andati avanti in mezzo alla steppa e ogni tanto vedevi Cosa c'era per terra? Erba? erba secca. Una scarica di mortai colpì il mio plotone e fece 18 morti. L'alpino che era davanti a me fu colpito, mi ricordo, dal caporalmaggiore Storti, con le gambe amputate da queste schegge. Storti si sorregge a terra puntando i pugni. Tutto Puntando i pugni. intorno è rosso sangue e sole. E mi disse, accendimi una sigaretta. E Gliel'accendo. lui morì. Gli avevo detto, verranno portati via i portaferiti. Invece non venne, morì. E andammo avanti. Occupammo le posizioni dei russi, i russi vennero a contrattacco, insomma rimanevamo in pochi. E lì è la prima volta disobbedì ai degli ordini. Fu quando un ufficiale nostro, salito su un piccolo carro armato di bersaglieri ritornando indietro, mi ordinò di sparare a un commissario politico e a un maggiore d'artiglieria, che avevamo fatto prigionieri, e forse li avevo feriti io con delle bombe a mano, e li avevo disarmati e medicati con il mio pacchetto di medicazione. Mi gridò a Master, spara, spara. Non sparai, naturalmente, li guardavo. A uno avevo preso la pistola e quell'altro la falce e martello in oro, per tenerli come ricordo. Che tipo di guerra è questa dell'Italia? La nostra guerra era sempre una guerra di aggressione verso gli altri. Siamo andati noi a portare offesa agli altri. E gli altri si sono difesi. Però in mezzo a questa guerra decisa in questo modo, poi i racconti del sergente sulla neve sono racconti di incontri con le persone, anche con i nemici, oppure con le popolazioni occupate. Dove Infatti, qui? io non ho mai considerato nemico quel che mi era davanti. Eravamo noi i nemici loro, veramente noi eravamo i loro nemici, ma loro non erano i nostri nemici. Ma com'è possibile mangiare una minestra con i nemici dentro l'ISMA? Ma lì è, la cosa è molto semplice. Ho chiesto permesso. Poi mi si bussa davanti a una porta chiusa. E da quel momento che io ho chiesto di entrare, loro mi hanno accolto. Non ero più un nemico, ero un disgraziato che aveva fame. E tutto quello. Fu così. Com'è che si perde pian piano
che non si è più uomini, che si vegeta. Quando non si ragiona più. Quando sei impaurito. Quando il tuo cervello è ottenebrato dalla paura o dalla bestialità. Vedevo le pallottole infilzate nella neve, a raffiche, un giorno mi centrarono con un tiro di mitragliatrice. Trattenevo il fiato. Adesso muoio, dicevo. Cercavo di trattenere il più possibile l'aria dentro i miei polmoni. Perché mi sembrava che trattenendo l'aria da trattenere anche la vita. Sergente Mangiù, Garibalin in baita. Beh, siamo arrivati in pochi. Dov'era Giovanin quando glielo chiedeva? Eravamo qui. Guarda, questo è il Don e questo è il Volga. Via giù il carco dove siamo usciti dalla sacca. In questi giorni stavamo camminando, nel 43, in questa zona. Ma Giovanin già non c'era più. Giovanin è nel Sergente sulla Neve? Sì. Dove è nato il Sergente sulla Neve? Beh, il Sergente sulla Neve è nato quassù. È quello quassù, Kaliningrad, la Masuria. Ero in un lager. Perché eri finito in un lager? Dopo l'8 settembre 43. Ritornati dalla Russia. Dove eri? Eravamo a Brennero. Qui. E lì ci prese l'8 settembre. Tentai di scappare, dico, raggiungo le Dolomiti e poi piano piano arrivo a casa. Mi presero invece i tedeschi e mi portarono a Innsbruck. Da lì, caricato sul treno, naturalmente con pochissimo cibo, 7 giorni di treno, con un pezzo di pane, senza acqua. Siamo scesi e abbiamo mangiato l'erba, che era nel lager. La mattina era rasata come fossero passate le pecore. Poi di là ci hanno mandati a lavorare. Lavoravo sulla ferrovia che saliva verso Leningrado, per noi rimane Leningrado come rimane Stalingrado, dove c'era l'accerchiamento famoso dove morirono 600.000 civili di fame. E lì passavano le tradotte lungo la ferrovia che portava i soldati al fronte. E perché uno che sta lavorando a fare la ferrovia tutto il giorno, che fa il manovale, che si spacca la schiena, deve pensare di mettersi anche a scrivere? È perché avevo tutti gli appunti di quel che era stata la mia vita dal 38 fino al momento della ritirata di Russia, su piccole leggende mi annotavo. Quando ero in Val d'Aosta, se facevo una gara di sci, se avevo fatto una scalata, se avevo ricevuto posta, eccetera. Un diario? Un diario, ma appunti brevissimi, tre parole, per firmare un ricordo. Questo lo feci fino a quando arrivai sul Don. Lì l'agenda finiva e incominciò la ritirata. Durante la ritirata non c'era il tempo, né la possibilità di prendere nota. E l'anno dopo, quando mi trovai quassù, ripresi queste mie memorie, ricordando quello che era capitato l'anno prima. Un anno dopo? Un anno dopo. Non era più un diario, era una memoria fresca. E rivissi quel tempo come fosse in maniera più drammatica nel tempo reale. Perché avevo così vivi i ricordi, i volti dei miei amici, che mi sembrava di avere il dovere di scrivere quello che era accaduto. Scriveva anche di quello che succedeva in quel momento? No. Quello che era successo soltanto in quel momento, un anno prima, in quei giorni. E non di quello che stava vivendo in quel momento? No, assolutamente. Per me quel momento non esisteva. Esisteva solo per me in quel momento la ritirata di Russia e il ricordo dei miei compagni. Nemmeno il pensiero di casa. Nemmeno della mia ragazza, di mia madre addirittura. E non sapevo niente di loro. Era come se ritornassi a vivere in quei giorni. Era qui.